Ok, allora signori giornalisti, buongiorno, grazie di essere in collegamento con noi oggi. Io sono Simonetta Paradisi, sono il direttore artistico del Festival delle Parole della Montagna. Stiamo aspettando l'assessore che è in arrivo, quindi intanto introduciamo un po' la nostra presentazione così da ottimizzare i tempi di attesa. Sono insieme a me il sindaco di Monteleone di Fermo, l'avvocato Marco Fabiani, il sindaco di Smerillo, dottor Antonio Vallesi, e il vice sindaco di Smerillo, Tonino Severini. Siamo qua insieme, in realtà manca il sindaco di Montefalcone Appennino, impossibilitato per altri impegni. Siamo qua perché abbiamo creato una rete fra i nostri piccolissimi borghi. Smerillo, Montefalcone e Monteleone sono dei, ecco l'assessore, buongiorno. Sono dei piccolissimi borghi che hanno tutti meno di 400 abitanti e non hanno assolutamente nulla, hanno solamente i panorami. E noi abbiamo pensato che quel nulla meritasse di essere valorizzato al massimo, e in questo abbiamo trovato grande appoggio dell'assessore. Buongiorno, assessore. Ben trovata. Mi sono permessa di fare intanto una presentazione, abbiamo ottimizzato i tempi anche per non rubare tempo troppo ai giornalisti che sono collegati con noi. Quindi su questa rinascita dei borghi, dopo gli eventi catastrofici che abbiamo vissuto negli ultimi anni, abbiamo pensato di unire le nostre forze, cioè di unire quel nulla per ripartire tutto dalla cultura. La storia ci sta dando ragione. A Smerillo questa è la 13ª edizione, Montefalcone e Monteleone si sono aggiunti di recente, ma abbiamo un pubblico molto consolidato che ci segue ormai direi quasi con passione. Perché? Perché nei nostri borghi non ci si capita per caso. Se noi avessimo ambientato questo festival sulla costa o in una delle nostre cittadine di provincia, sicuramente i risultati in termini economici, in termini di appeal commerciale o anche solo di successo di pubblico, forse sarebbero stati diversi, sicuramente sarebbero stati diversi. Noi però non abbiamo puntato su questo, abbiamo puntato su una qualità alta, culturale, molto raffinata, non popolare. Non abbiamo mai ceduto alla tentazione di avere i grandi nomi televisivi pur di ottenere pubblico e quindi selezionare i migliori esponenti del panorama culturale italiano e non solo. Questo ha avuto come conseguenza una selezione del nostro pubblico, per cui il pubblico che viene da noi non è di passaggio. A Smerillo assolutamente non ci si capita per caso, perché bisogna farsi un bel po' di tornanti, però è gente molto motivata che viene e ci segue per tutte le giornate del festival con grande attenzione. L'altra peculiarità è che Smerillo non ha nulla, ma ha tutto. Cioè ha tutto quello che serve per creare una relazione, per creare un'ambientazione che abbia i connotati anche della possibilità dell'ascolto di sé, che è uno degli obiettivi di questo festival. Abbiamo preso l'abitudine negli ultimi anni di offrire un aperitivo nel pomeriggio e la sera dopo cena un orzo con un Mistral, grazie anche alla cantina Varnelli. Questo è un gesto, è simbolico, ma crea una relazione. Ci si ferma insieme, facciamo una pausa di mezz'ora, si dialoga insieme, si fa amicizia, si parla con i relatori, non c'è un distacco fra il pubblico e il relatore, il palco. E questo probabilmente è quella peculiarità che solo Smerillo e gli altri piccoli borghi potevano offrire. Noi abbiamo puntato su questo. La storia ci sta dando ragione, la strada è ancora molto in salita. Anche perché siamo un piccolo gruppo di volontari, non c'è un comitato scientifico, diciamo così, strutturato, organizzato che lo fa per mestiere. Siamo semplicemente 7-8 amici che abbiamo la voglia, che hanno la voglia di ragionare insieme intorno ad una parola che ogni anno scegliamo, e lo facciamo proprio con quella passione per la cultura, per la voglia di condividere un pensiero.
E secondo me anche questo fa differenza, cioè aver tenuto fuori dal nostro programma tutti gli interessi economici. Nessuno di noi è lì per un gettone, lo facciamo solo per amore del nostro territorio e per la voglia di fare cultura insieme. E forse questo si percepisce al di là del palco. E, diciamo che i primi anni è stato molto difficile convincere i relatori a venire a Smerillo. Alcuni, la prima cosa che mi chiedono, ma dove sta Smerillo? Ed è, vi assicuro che non è per niente facile spiegarglielo. E poi convincerli che non vengono da noi per fare curriculum, non servirà a loro scriverlo che sono venuti a Smerillo, ma verranno per fare un'esperienza. Quando riusciamo ad agganciare il grande uomo di cultura, donna di cultura in questi termini, si sente la differenza, perché chi viene non è venuto per il gettone, che poi gli riconosciamo, ma è venuto per appunto vivere un'esperienza insieme. E il programma di quest'anno è tutto incentrato sulla parola perdersi, che è una parola che ci ha suggerito la montagna, non poteva che essere così. Visto gli ultimi accadimenti dell'ultimo periodo, abbiamo perso i punti di riferimento sociali, culturali, politici, economici, si sono talmente assottigliati che sono fino a quasi a scomparire, e quindi abbiamo trovato difficoltà ad orientarci in questa quotidianità. Ecco perché abbiamo sentito la necessità di attivare una sorta di bussola di orientamento per chi effettivamente si è perduto. E facendolo, nel costruire questo programma, abbiamo scoperto che l'accezione della parola perdersi non è sempre così negativa. Sì, c'è chi si perde anche irrimediabilmente, ma a volte perdersi è quella condizione umana, psicologica, spirituale necessaria per ritrovarsi. Forse a volte serve proprio potare, togliere, ridurci all'essenziale per poter tornare al proprio centro. E l'altra considerazione importante che abbiamo fatto è la possibilità di non avvalerci più degli strumenti di orientamento, i vari strumenti tecnologici. Oggi siamo tutti in estrema difficoltà a orientarci anche nella nostra città, perché abbiamo tutti un navigatore in tasca. Allora, perdere... abbandonare questi strumenti riattiva quelle mappe mentali che abbiamo dentro di noi, che sono necessarie appunto per ritrovare il proprio orientamento. Il programma è molto ricco, non vi sto a tediare elencandolo. Mi avrebbe fatto piacere consegnarvelo, però lo potete trovare sul nostro sito, su tutti i social. Vi dico intanto le date, che sono 13 e 17 luglio a Smerillo. Poi se avete bisogno di altre informazioni sono a vostra disposizione. Sì, intanto vi accenno, senza elencarvi insomma tutto il programma, però vi accenno almeno alcuni dei personaggi. Allora, cominciamo mercoledì con Enrico Galiano, che è il professore da 20.000 visualizzazioni sui social, perché parla un linguaggio che la scuola finalmente vuole sentire. L'assessore si occupa anche delle problematiche scolastiche e abbiamo raccolto la provocazione che abbiamo seguito sui giornali di questo ragazzo che alla maturità si è presentato con la maglietta la scuola fa schifo. Noi l'abbiamo mutuato mettendo però un punto interrogativo, perché vogliamo chiederci se è vero che poi la scuola italiana faccia così schifo, e il professor Galiano, che è uno che vive dentro questo mondo scolastico, saprà darci le risposte. Abbiamo un appuntamento solito con l'alpinista, quest'anno abbiamo un grandissimo nome per chi si occupa di alpinismo, che è Alex Cigon, che ha fatto tutte le vette, gli 8.000 in invernale. Passiamo poi a indagare quei ragazzi che veramente si sono smarriti, sto parlando delle alcol dipendenze, delle ludodipendenze, e che però hanno trovato in realtà esemplari anche del nostro territorio, hanno trovato la possibilità di ritrovarsi, e sono le comunità di Anova, la comunità che sta a Montefiore dell'Aso, la comunità San Cristoforo che sta ad Amandola in provincia di Fermo, e il carcere di Bollate che sta nell'Interland milanese, che è un
esempio eccellente di recupero. Abbiamo Domenico Iannacone, che è il giornalista Rai delle grandi trasmissioni di Rai 3, I 10 comandamenti e Che ci faccio qui, che invece andrà a cercare con le sue inchieste televisive che fa solitamente, cercherà di avvicinarsi a quelle vite degli altri che sono sospese un po' fra la paura di perdersi e invece la voglia di ritrovarsi. L'aspetto socio-economico lo affidiamo al re dell'economia, il grande economista Stefano Zamagni, che ci aiuterà a dare una lettura a tutto tondo del periodo storico che stiamo vivendo, anche lui in termini positivi, cercando di capire quali sono le coordinate per recuperare anche i valori che sono fondanti della nostra società sotto il profilo economico e sociale. Marco Vannini, che è il più grande esperto di mistica, invece entrerà in tutt'altro campo, o chissà, forse sono collegate le due cose, parlandoci della necessità appunto di togliere di sé in termini psicologici e spirituali per trovare la divinità, poi ognuno se la declina come vuole, però tornare al divino che tutti noi abbiamo dentro. Abbiamo poi domenica sera Monica Bulai, che è la grande giornalista, fotoreporter e documentarista che sta nei luoghi di confini di guerra, quindi ci parlerà di quell'uomo perduto, e una chicca, un gioco della deriva con il filosofo Paolo Clemente, che ci darà delle istruzioni per perdersi, improntando un gioco da fare a Smerillo. Quando gliel'ho detto, ho detto: ma è difficile perdersi a Smerillo? Lui ha detto di non preoccuparsi, perché il gioco sarà proprio cogliere dei segnali che ci provengono dall'ambiente. Il sabato sera si chiude in grande allegria con Riccardo Rossi, il comico, che chiuderà un po', ci regalerà un momento di svago, di grande svago. Vado io con grazie. Le ultime sindaci. Eccoci, intanto buongiorno a tutti, anche chi ci sente da remoto, e anche quest'anno, ecco, si prosegue questo percorso importante, no? Che avete iniziato ormai un po' di anni fa, siete stati un po' dei precursori per appunto accogliere un pubblico in questi luoghi un po' isolati e che magari sono difficili da raggiungere. Invece la sfida è proprio questa, è quella che stiamo portando avanti anche come Regione Marche, perché poi questi luoghi, i borghi, e adesso qua avete fatto, siete partiti da Smerillo e avete coinvolto altri due bellissimi comuni come Montefalcone e Monteleone per iniziare a fare questa rete importante attraverso proprio la cultura, per cercare di far conoscere questi luoghi, ecco, attraverso proprio la cultura, che penso sia il punto d'incontro per far comprendere l'importanza di questi territori, che poi rappresentano la nostra storia, le nostre radici, la nostra identità culturale, che non va dispersa. E come sapete, noi come regione abbiamo subito improntato una legge di riqualificazione dei borghi, proprio perché c'è proprio questa visione politico-culturale e questa attenzione a questi luoghi e a questi territori. Voi avete iniziato, insomma, prima che ci fosse sia questa regione che vuole rilanciare questi luoghi attraverso la cultura, e poi dopo è arrivato anche il PNRR, quindi anche il governo ha deciso di stanziare dei fondi, no, importanti proprio per il rilancio dei borghi. Quindi ad oggi, se prima quando voi avete iniziato magari non era un tema d'attualità, ad oggi invece è diventato un tema d'attualità, un tema su cui si sta investendo sia da un punto di vista di azioni ma anche da un punto di vista di risorse. Ecco, sicuramente stiamo vivendo un periodo difficile, pandemia, adesso la crisi energetica con la guerra, abbiamo avuto il terremoto, insomma ce ne sono state tanti, lo spopolamento di questi luoghi
sappiamo comunque viene ancora prima dalla crisi economica, dalla mancanza di infrastrutture, però io penso che adesso inizia ad esserci una strategia, no, condivisa a livello locale, quindi attraverso appunto questa sinergia con questi territori, con la regione e attraverso il governo. Quindi io penso che delle risorse così importanti per rilanciare questi territori non ci siano mai state, perché nella legge sui borghi sono stati messi 8 milioni di euro, che ovviamente è pochissimo per l'albergo diffuso, per cercare. Però poi dopo il presidente Acquaroli, di cui porto i saluti, ha avuto il coraggio nella programmazione dei fondi comunitari di stanziare quasi oltre 100 milioni di euro. Poi abbiamo, ecco, tutti i bandi che sono usciti della linea A, linea B, insomma, per il rilancio. E la cosa bellissima che vedo è che i nostri borghi, questi comuni, hanno finalmente capito l'importanza anche sia di fare rete, ma proprio di mettersi in gioco, quindi di riprogrammarsi, di progettare. Sono arrivati nella linea B quasi oltre 80 progetti, mi sembra 82-83, ne sono stati finanziati 10, però adesso comunque sono dei comuni che già sanno che cosa vogliono fare, quindi ecco, con già, ecco, pensare a delle iniziative come la vostra, un festival che attrae un turismo che è al di fuori anche dei confini regionali, anche proprio per la qualità di cui si parlava prima, culturale, che permette di far conoscere questi posti, è sicuramente un'azione fondamentale, strategica, che sicuramente noi come regione vogliamo sostenere, anche perché sapete che insomma quest'anno, no, abbiamo messo ancora più risorse nel festival Marche Storie, dove riusciamo a sostenere, l'anno scorso erano 53 comuni, quest'anno sono oltre 100 comuni, quindi c'è proprio questa volontà di rilanciare questi territori attraverso, ecco, la cultura, che però è una cultura che guarda a riscoprire le radici, le storie, le tradizioni di questi luoghi, no? Proprio per non perdersi. Ci siamo persi, ci stiamo perdendo, per ritrovarci dobbiamo comunque, ecco, ritornare alla nostra identità, ricordare chi siamo, perché se non sappiamo chi siamo, poi dopo non perdiamo la bussola, come è stato accennato. E quindi tutta l'azione culturale di questa giunta è volta proprio a questo, ma in ogni azione, in ogni attività, anche con la presentazione, no, con, stiamo facendo tutto adesso il dossier per la candidatura dei teatri UNESCO, e già stiamo entrando nella tentative list, perché il teatro fa parte della nostra identità, della nostra tradizione, quindi noi dobbiamo puntare a mettere in risalto, ecco, le bellezze che abbiamo, gli straordinari borghi che abbiamo, la cultura, insomma, che emaniamo, e quindi sia per appassionare chi viene da noi, per emozionare, insomma, chi viene da noi, quindi il turista, ma anche per creare consapevolezza nella comunità, nelle nuove generazioni, che non bisogna che ci sia una dispersione culturale. Quindi ecco, è bene che la cultura identitaria di questi bellissimi luoghi sia tramandata, e penso, ecco, che con il vostro festival seguite insomma questa vocazione, insomma, ormai da veramente tanto tanto tempo, quindi io vi faccio i complimenti e non posso, ecco, che continuare a sostenere iniziative di così alto spessore e valore culturale, insomma, che sicuramente fanno bene alla comunità e all'intera regione, quindi grazie e complimenti. Brevemente, sono il sindaco del comune di Monte Monifermo, sono Marco Fabiani. Chiaramente i miei ringraziamenti all'assessore, che è oggi qui presente, che ci ha
ancora aiutato e incoraggiato nel proseguire questa strada. Devo fare i miei più sentiti ringraziamenti anche al direttore artistico del festival che per il secondo anno ci ha incluso in questo splendido progetto. Monteleone ha già dato, nel senso che a Monteleone sono già state fatte due serate con Paolo Crepè e Andrea Lanfri, un alpinista con disabilità gravissime che ha scalato l'Everest nel marzo del 2022. Abbiamo avuto un notevole successo di pubblico e posso solo dire, e mi fermo, che in un paese dove sono residenti 340 persone, in due serate abbiamo superato le 700 presenze, per cui c'è stato un movimento sismico dell'intero paese, per cui non possiamo che ringraziare sia il direttore dell'Artistico e Festival, sia la Regione Marche, l'assessore che supporta queste iniziative così importanti. Grazie. Eccoci, io sono Antonio Vallesi, sindaco di Smerillo, ovviamente mi associo a tutto ciò che è stato detto. Per noi siamo, ci abbiamo creduto tanti anni fa, è stato molto bello incontrarsi in questo nostro percorso con diciamo i progetti della regione che ci ha veramente rincuorato e ci ha dato forza per continuare, perché non è tutto così semplice organizzare degli eventi in un posto così piccolo dove non c'è un grosso, anzi non c'è per niente un ritorno economico, si lavora tutto sulle nostre amicizie, sul volontariato, però anche questo fa comunità. Tra l'altro ci sono degli effetti collaterali, come accennava l'assessore, anche col turismo, per il nostro festival tutti i comuni limitrofi sono già pieni, sono overbooking, e quindi questo è molto importante, far lavorare l'economia, perché bisogna anche essere pratici. Sono degli eventi che non influiscono sulla raccolta differenziata, c'è un target molto alto, questo ci piace ancora di più perché noi dobbiamo gelosamente salvaguardare i nostri territori, le nostre tradizioni, però anche in un'ottica nuova, e questo ci piace molto. Grazie ancora all'assessore perché ci ha sostenuto dall'anno scorso, ha creduto in questo progetto e mi sembra molto in linea anche con le prospettive, no, del suo assessorato. Questo ci fa onore, perché i piccoli borghi sono anche importanti, oltre di tutto ciò che sappiamo, ma sono anche da un punto di vista territoriale di salvaguardia. Vogliamo gli incendi, la regimazione delle acque, se noi abbandoniamo le colline e le montagne, poi ogni volta che c'è un evento meteorologico si succedono dei guai molto grossi anche nella valle. Quindi ovviamente per proseguire su quest'ottica c'è bisogno di tanti interventi, adesso grazie anche al PNRR. Per fortuna, se siamo bravi a metterli in pratica, mi sembra che ci stiamo riuscendo, anche perché c'è una novità, anche invogliati dalla Regione, questo nostro modo di allargare i nostri orizzonti. Non c'è più, io sono un bravo sindaco, cioè le mie conoscenze, ognuno mette le sue conoscenze in rete per un progetto comune. Io, un evento che è riuscito molto bene a Monteleone, è un orgoglio di Smerillo, a parte l'abbiamo fatto insieme, ma come facciamo insieme tante altre cose, ci scambiamo le sedie, i tavoli, è ovvio perché non ce l'abbiamo, però questo è un sistema, credo, politico-amministrativo interessante, che deve essere il futuro. Non dobbiamo fare cattedrali nel deserto. Io ho un campo da calcio, ma poi è stato trasformato in area camper, ma non ho 22 persone per giocare, non serve l'area da campo a Smerillo, non potremo mai fare una partita nell'ottica. E quindi è bene essere aperti in queste prospettive di territorio nei comuni limitrofi, quindi ci crediamo. Ringrazio ancora per un altro evento l'assessore, che quest'anno Smerillo siamo anche noi riusciti a entrare in Marche Storia, quindi abbiamo messo il tentacolo anche lì, perché ovviamente ci piace il progetto, ha avuto un grande successo per la prima volta anche Smerillo, grazie a Monteleone Servigna ci siamo inseriti anche bene, grazie ancora. Chiaramente vi aspettiamo a Smerillo dal 13 al 17 luglio, Festival Le Parole della Montagna. Grazie a tutti. Grazie.